Tutti ben ritrovati sul nostro canale, io sono Amelia e quello di oggi è il video degli acquisti di novembre. Partiamo dalle due cose che ho acquistato a Lucca e sono il volume numero 2 di Banana che cercavo da quest'estate e gli 11 volumi finora usciti di Cesare, il creatore che ha distrutto della sensei Fuyumi Sorio, che a breve ricomincerà a disegnare e sono molto molto happy. Poi, durante il mese di novembre, invece, ho acquistato per la Cosmo il primo volume di On Guard, non so come si legga il francese, scusate. Per la Flashbook, invece, ho acquistato 3 volumi e sono il volume numero 3 di Sussurri Silent Voice e poi 2 Yaoi, il volume 7 di Kachofugetsu, Le bellezze della natura, e il volume numero 6 di Twittering Birds Never Fly. Per la Goen ho acquistato 6 volumi e sono una miniserie in 3 volumi di Tezuka, che è la canzone di Apollo. E poi 3 volumi di Food Wars che ha fatto uscire tutti insieme praticamente e sono il 28, il 29 e il 30. Per la Planet Manga, sia ringraziato il cielo, ho preso poca roba. Sono il volume 11 di Takaneana, il 4 e ultimo di I cortili del cuore, e poi invece per quanto riguarda Shonen e Seinen ho preso il 28 dell'Attacco dei Giganti, un volume unico disegnato da Shiro Miwa, che è RVBY, e il volume numero 3 di Tracce di Sangue del sensei Oshimi. Per quanto riguarda la Star Comics ho preso 3 shoujo, il volume 6 di Queen's Quality, il volume numero 3 di Sakura Clear Card e il volume 11 di Yona, la principessa scarlatta. Mentre per quanto riguarda gli shonen ho preso il volume 3 della nuova edizione di Lamu, il volume 11 di Gintama, il 32 di The Seven Deadly Sins e il volume 92 di One Piece. Infine per la J-Pop questo mese ho preso un po' più roba. Il volume 6 di Blooming to You, il secondo volume o insomma il secondo volume unico collegato a quell'altro, non so neanche come definirlo, Yaoi, che è Posi. E poi il primo volume di una miniserie di 2, sempre Yaoi, che è The Dream of Cuckoos. Per quanto riguarda Shonen e Seinen ho preso il volume 12 di The Promised Neverland e il volume numero 6 di Girl from the Other Side. Infine per quanto riguarda gli shoujo ho acquistato il cofanetto di Verso la Terra della sensei Keiko Takemiya, della quale ho già letto il poema del vento e degli alberi. E poi il primo volume di 2 del clan dei Po. Tra l'altro sì, intona con le mie unghie. E niente, questi erano gli acquisti che ho affettato io durante il mese di novembre. Fatemi sapere in un commento se conoscete qualcuna delle opere che seguo io, se le seguite anche voi, che cosa seguite. E niente, vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare tutti i link per seguirci, quindi Facebook, Instagram e Telegram. E che sempre qua sotto in descrizione trovate anche il link alla nostra intervista fatta da Playgames Italia. E niente, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Bye bye!